non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sì, sta arrivando la polizia? Sta arrivando? È qua dentro? È dentro al cortile la polizia. Abbiamo chiamato Agnoletto? Gabriella, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente, già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami i parlamentari. Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari. Qualcuno chiami i parlamentari? Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Sono qua? Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore. Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via. È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite. Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap, ragazzi, sta per essere calma, sgomberata. Siamo la calma. Seduti e mani alzate. Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno. Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo nulla. I telefoni sono isolati. Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato. Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui. Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se... Non siamo isolati con i telefoni. Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare, ragazzi, con l'esterno. Telefonate, diffondete la notizia. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap. Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo Stato criminale. Eccoli, e sono questa entrati, polizia fascista sono che è entrata i poliziotti nella in radio. Sede di una radio. Manganelli, con Manganello in mano, casco e casco antisommossa. In questo momento fanno segno la repressione di in diretta di su Radio Gap. Sentiamo. 4 celerini, 5. Sentiamo cosa stanno dicendo. Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.